Allora, eccoci qua, buon pomeriggio a chi sta collegando in live, buon pomeriggio a chi vedrà la live in differita. Io sono Alessandro Restivo e siamo qua a fare quattro chiacchiere. E allora, vi faccio vedere un attimino se riesco e se riesco a farmi anche un po' di spazio questo orologino qua, che l'ho messo da parte perché cercherò di recuperare. Allora, qua sopra, così vi posso far vedere questo movimento che appunto è un derivato del 7750 e 7753, quindi per quanto riguarda la cronometria in posizione 369, mentre i problemi che si vanno a riscontrare, io adesso qua gli ho dato una ripulita, però ci saranno alcune parti forse che ancora si riesce, no, già gli avevo dato una pulitina con rodico, non so se si riesce a vedere un pochettino di limatura qua. Comunque c'era parecchia limatura dappertutto, ma perché ci sono i problemi dei metalli che non sono, sì, vabbè, qua si vede la limatura, eccolo pure, infatti. Allora, un attimino che mi sistema adesso col microscopio, così vi faccio vedere al microscopio, spero che vediamo se riusciamo un attimino a inquadrare per bene tutto quello che vi volevo far vedere. Vediamo se riusciamo a cambiare l'immagine, sì. Credo che si riesca a intravedere. Allora, in pratica questo qua è il rubino, vediamo. Oh, quindi questo qua è un rubino che già tutto quello che vedete qua attorno, questa è limatura. Adesso vediamo se c'è uno stecco di bosso. Vediamo uno stecco di bosso così riusciamo a farvi vedere, riesco a farvi vedere le differenze con o senza limatura. Questa va bene, vediamo se la metto dall'altra parte perché così mi viene male. Qua ce n'è ancora il motivo, vediamo se si riesce a vedere. Aspetta che li devo inquadrare bene. Si vede la limatura, sono sicuro che si stia vedendo. In pratica questo qua che vedete qua in fondo è un rubino, questo. Ah no, ecco, sto inquadrando un'altra zona, vediamo se riusciamo a inquadrare la zona giusta. Ecco, perfetto. Quindi questo qua che state vedendo qua è un rubino. Attorno al rubino c'è la limatura. Adesso vediamo se riesco a tenerlo fermo e farvi vedere la limatura come si può togliere. Questa è tutta limatura attorno centrale, che chiaramente poi dovrà essere lavato per bene. Per farvi capire, ecco qua, praticamente sto cercando di dargli un minimo di pulito, che questo è lo stecco di bosso è diventato nero, non so se si riesce a vedere, ma credo di sì. E qua è cominciato a comparire il rosso del rubino. Questa limatura è venuta fuori a causa di questa ruota qua. Vi faccio vedere di che ruota stiamo parlando. Guardate i dentini di questa ruota. Credo che si riesca a vedere abbastanza bene. Praticamente i dentini non ce ne sono più. Questi dentini si sono completamente, ma proprio se lei è il lottone è così tenero che questa qua va ad ingranare con l'altra ruota che è questa qua. Non dovrebbe ingranare con questa ruota qua. Allora sono una e due. Questa qua è l'altra ruota con cui ingrana. Guardate la differenza dei dentini. Qua ancora i dentini ancora sono abbastanza pronunciati. Qua praticamente si sono lisciati completamente, non ce ne sono più i dentini. Cioè proprio è tutto quanto liscio, è diventata una ruota liscia. Questi dentini praticamente sono logorati e sono finiti dentro l'orologio. Quindi si è creata tutta quella limatura e qua, ok. Quindi si è creata tutta quanta questa limatura attorno. Questo perché i materiali di questo orologio non sono di qualità, perché è un clone, non è l'orologio originale, l'ETA 28, l'ETA 7750. Lo stesso discorso si ripropone sul movimento, ci sono molte parti dove si è proprio limatura. Io adesso qua ci ho dato una passata con uno stecco di bosso, vediamo se riesco a... Anzi, con rodico. Gli avevo dato una passata con rodico, ma si vede comunque che c'è molta limatura. E allora, vediamo se riusciamo ad inquadrare bene. Guardate, si vede la limatura che è un pochettino dappertutto, sparsa dappertutto nell'orologio. Chiaramente con l'orologio dovrà essere comunque tutto quanto lavato, ma la limatura è un po' dappertutto, perché c'è...
questo problema che si è creato a causa di, vedete, anche questa testa della vite è molto piccola, non è come la vite originale del 7750. Ci sono qua altre riparti di limatura. Su qua è il rubino dove dovrebbe lavorare la ruota di cui parlavamo. Aspettate, vediamo se riesco a vedere il rubino. Su qua è il rubino dove dovrebbe andare a lavorare quella ruota di cui parlavo prima. Purtroppo forse non è messo fuori. Comunque, su questo rubino dovrebbe andare a lavorare quella ruota di cui parlavo prima. E anche questo qua, quando già gli ho passato un po' di rodico, è rimasta la limatura lo stesso. Ok, basta così. Questo per farvi capire che comunque sia il movimento, per quanto può essere un clone, non è mai fatto bene con la stessa qualità del movimento svizzero. È fatto in Cina, è fatto con materiali più sicuramente più economici. Lo stesso ottone non ha la stessa durezza del materiale che viene fatto direttamente in Svizzera, o anche sempre fatto in Cina, perché io credo sempre che questi movimenti comunque hanno diverse in Cina, diverse qualità di lavorazioni. E su ogni qualità io adesso dovrei un attimino, purtroppo mi dovete scusare, ma non vorrei fare vedere per non avere problemi con YouTube, che oggi dobbiamo anche stare attenti a questo, ma si capisce di che stiamo parlando. Quindi voglio dire, le lavorazioni in Cina ci sono diversi gradi di lavorazione, e penso che in base al grado di lavorazione che uno va a scegliere può avere questi problemi o meno. Va bene, ciao a tutti, per adesso io stacco, buon pomeriggio a tutti, buon proseguimento e alla prossima, dai, stacco, ciao, buona serata.